Allora, questo è il video mensile sulle collaborazioni e lo ripeto sempre per chi non lo sapesse, ogni mese faccio un video nel quale vi mostro tutte le collaborazioni con le aziende straniere che ho avuto in quel determinato mese. Vi mostro subito i primi prodotti che mi sono stati inviati dall'azienda Dressdili, come sempre nell'info box vi lascio tutti i link. Il primo prodotto che ho scelto da questo sito è questa sciarpina in chiffon con tutte queste farfalline. Come vedete è una sciarpa molto molto ampia. È prettamente estiva o primaverile come sciarpa, però io ho deciso di prenderla perché l'inverno su un cappotto nero non la vedo malaccio e mi piaceva tantissimo perché ha il fondopanna e tutte queste farfalle colorate e quindi secondo me si può abbinare un pochino con tutto. Quindi questo è il primo prodotto. Il secondo prodotto che ho scelto da questo sito è un costume che ho deciso di utilizzare come body per pole dance. Ve lo faccio vedere, ma vi lascio qui la foto del costume indossato e sicuramente lo vedrete anche indossato in qualche prossimo video. Vediamo se riesco a farvelo vedere. È un monokini, la parte sopra è a fascia e si lega al collo. Poi è tagliato sui fianchi, quindi qua ci sta lo slip. E questa è una cosa ottima per la pole dance, così riesco ad utilizzarlo. Infatti faccio presa molto spesso per alcune figure sui fianchi e quindi per la pole dance va benissimo. Adesso, ripeto, non si vede molto bene, però ovviamente dai video successivi che lascerò sul canale sicuramente lo apprezzerete al meglio. La cosa più carina è che sul retro si stringe e quindi non c'è bisogno di fare l'accetto dietro il collo e l'accetto dietro la schiena, in quanto è un unico laccio e quindi molto molto pratico. La seconda azienda con la quale ho collaborato questo mese è la Rose Wool Sale e da questa azienda ho scelto questo piccolo toppino a collo alto smanicato, che ovviamente utilizzerò anche questo per pole dance. L'ho preso proprio per questo motivo, perché almeno adesso che è inverno non si trovano questo genere di toppini nei negozi e quindi ho deciso di farmelo inviare. Come vedete calza molto bene, è comodo, è anche molto elasticizzato, quindi non si sente per niente addosso e questo veramente mi è piaciuto moltissimo. Il secondo prodotto che ho scelto da questo sito è questa camicetta che pensavo fosse più carina. Adesso da lontano non si vede tanto bene. Però da vicino praticamente la stoffa sembra quella di una zanzariera. Io pensavo fosse in chiffon, invece sembra di avere una zanzariera addosso. Però comunque la vestibilità è abbastanza buona, è carina. Ovviamente sotto ci dovete mettere un'altra maglietta o bianca o comunque un colore che riesca ad evidenziare i pois neri, che non so se si percepisce dal video, ma sono tipo effetto velluto, quindi la fantasia e la vestibilità sono carine. Per quanto riguarda i materiali, ecco, pensavo fosse in chiffon e non in questo genere di stoffa tipo zanzariera. Ultimo sito con il quale ho collaborato questo mese è il sito TB Dress e ho scelto quattro cosine. Allora, la prima cosa che ho scelto è questa gonna pantalone, che è un modello che gira ormai da un paio d'anni. Questa qui è la versione invernale. Il tessuto sembra lana cotta o velcro, non lo so, è un tessuto molto molto strano. Come vedete la vestibilità è molto buona, considerate che io porto normalmente una XS, ho preso una S e mi va un po' lenta, quindi le taglie rispecchiano quelle che sono le taglie europee, almeno per quanto riguarda questo pantaloncino. L'unica cosa è che mi fa un effetto visivo di allargamento fianchi, non so se si riesce a percepire dal video. Però ecco, tende un pochino ad allargare i fianchi, ho fianchi molto stretti e nonostante ciò sembra che porto una 44 dal video, o almeno è quello che percepisco io. Quindi è carina, però per quanto riguarda la vestibilità non mi è piaciuta molto. Poi il secondo prodotto che ho scelto è un maglioncino che l'ho pensato proprio da abbinare sopra questi pantaloncini, infatti il colore, aspettate che ve lo avvicino, è molto molto simile. Questo è un maglioncino molto semplice a righe bordeaux e nere, che si abbina anche al rossetto che ho, che se lo chiedete è il Wonka della Mulac. E nulla, questo mi è piaciuto, dal sito sembrava leggermente più trasparente, però penso dipenda dalla taglia, perché se lo vado ad allargare con le mani c'è un po' di trasparenza, però nel momento in cui la taglia è giusta non si ha questo effetto. L'unica cosa è che io ho preso una XS, però
come vedete dal video, calza molto molto lento e secondo me in realtà la XS in questo caso corrisponde ad una M perché comunque mi sta a largo, insomma. Per quanto riguarda il materiale invece penso che sia sintetico, però non dà quell'effetto di plasticosa addosso, quindi è veramente veramente ben fatto. Terzo prodotto che ho scelto dal sito è un completino, che anche questo l'ho preso pensando un pochino alla pole dance, adesso capirete perché. Allora, il sopra è fatto in questo modo, quindi è un crop top nero con le manichine corte, ma la particolarità è sulla parte retro, infatti ha queste fasce tutte tutte colorate e quindi questo l'ho pensato proprio da utilizzare per la pole dance. La parte sotto invece è una gonna molto molto lunga che io sicuramente taglierò, riprende il motivo delle fasce sui fianchi, però come vedete mi sta male così lunga, quindi io pensavo di fare una cosa. Adesso vedete che è più corta perché l'ho ripiegata in due e secondo me è la soluzione per indossare questa gonna, almeno per quanto riguarda il mio fisico, perché lunga mi sta veramente male. E quindi così corta, abbinata con il toppino, è anche mettibile secondo me. Ultimo prodotto che vi mostro è una borsa ed è questa qui, come vedete è una borsa nera in plastica ovviamente, con tutte queste borchette dorate, un po' quadrate e un po' circolari. L'unica cosa è che io pensavo che avesse la chiusura zip, invece ha la chiusura a scatto e poi praticamente si allarga, ve la faccio vedere più da vicino adesso. Come vedete è fatta proprio a sacchetto la chiusura, nel senso ci sono questi anellini dorati all'interno dei quali passa questo laccetto di plastica e poi alle due estremità della borsa ci sono questi pendagli, sia a destra che a sinistra, che ovviamente tirandoli e facendo scorrere la chiusura verso la borsa stringono la parte aperta della borsa e la chiudono. Quindi è una chiusura non molto praticissima, se fosse stata zip era veramente perfetta. Quindi per quanto riguarda questa borsa mi piace molto l'estetica, però per quanto riguarda la praticità non è proprio il massimo appunto per questa chiusura, che oltretutto è anche proprio difficile da maneggiare perché questi aggeggi devono scorrere per chiudere la borsa, ma non è che scorrono facilmente, cioè io sto facendo fatica a chiuderla, quindi immaginate se siete per strada e dovete prendere qualcosa nella borsa, quanto tempo ci mettete, insomma. La cosa comoda invece è la taschina dietro, quindi magari uno quasi mette il cellulare, non lo so, il biglietto dell'autobus e con questa cerniera magari diventa anche più pratica e dentro, non lo so, ci mette il portafoglio, la borsetta d'acqua o quant'altro. Comunque mi è piaciuta anche questa. Questi sono tutti i prodotti che mi sono stati inviati questo mese, fatemi sapere con un commentino qual è il vostro preferito. Ora vi parlo brevemente di queste tre aziende. Allora, per quanto riguarda le prime due, quindi Dress Lily e Rose Wholesale, sono aziende con le quali ho già collaborato in passato e l'unica pecca di queste aziende sono i tempi delle spedizioni, perché ci mettono un mese o poco più. Quindi una volta che voi ordinate i prodotti dovete aspettare parecchi parecchi giorni. Per quanto riguarda invece l'ultima azienda, ovvero la TB Dress, con la quale collaboro da un mesetto circa, mi sono trovata benissimo per quanto riguarda la consegna, perché dalla Cina in Italia ci mette 3, massimo 4 giorni lavorativi e questa cosa è veramente fantastica. Allora, prima di finire il video ci tenevo a fare un piccolo appunto riguardante l'ultima azienda, quindi la TB Dress, che è l'azienda che preferisco di più perché, come avete visto, mi invia più cose rispetto alle altre aziende, la spedizione è velocissima e i prodotti sono abbastanza buoni, però nonostante ciò voglio informare che ho avuto dei problemi di comunicazione con il reparto marketing, perché molto spesso mi sono arrivate delle email automatiche lo stesso giorno, quindi ricevevo più email uguali, che mi dicevano di scegliere i prodotti dal sito, di effettuare l'ordine, di inviare a loro il codice dell'ordine e poi loro mi avrebbero inviato i prodotti. Questa cosa l'ho fatta per 5-6 volte rispondendo a queste email automatiche e loro non mi hanno inviato mai nulla. Ovviamente poi ho capito che rispondere a queste email era tempo perso perché erano email automatiche che non servivano a nulla. Magari gli si era impallato il centralino o si erano ubriacati quelli addetti comunque al reparto marketing, insomma non servivano a nulla. Dopo un po' di giorni invece mi sono arrivate le vere email, quindi le email scritte da una persona fisica che mi chiedeva di collaborare. A quel punto, quando ho inviato il codice dell'ordine, i prodotti mi sono arrivati. Quindi ho riscontrato questo piccolo problema di comunicazione, ma questo riguarda il reparto marketing, quindi la collaborazione con l'azienda. Non c'entra nulla, penso, spero, riguardo l'acquisto, insomma.
Ok, vi ho detto tutto, spero come sempre che questo video vi sia stato utile e ci sentiamo presto. Ciao!